tutte le ragazze e ragazzi nel vostro caro Mastro Ginga e benvenuti in questo nuovissimo video. Come volete vedere, siamo tornati qui su Asphalt 9 e direi tranquillamente di fare alcune cose di base, tipo ottenere una nuova stella per la macchina, così ci si aumenta pure la potenza, e direi di cominciare a potenziare quest'altra qui, perché in futuro molto probabilmente sicuramente ci sarà utile poter averla potenziata. Quindi finché non ce l'avremo bella abbastanza potente, sarà un po' complicato poterla avere. Allora, intanto sono fatto queste due gare giusto per far salire la macchina di livello, e quindi direi tranquillamente di partire con una nuova gara. Allora, ok, obiettivo della gara: arrivare al meno terzo e derapare per 150 metri, quindi direi che ce la possiamo fare tranquillamente, anche perché se questo è un tipo di gara, per così dire, di circuito dove si può derapare molto molto facilmente. Allora, ok, siamo diventati primi. Ok, a parte le botte che prendo, quella diciamo più che altro l'obiettivo per rimanere primi è cercare di prendere meno, cioè di perdere meno velocità possibile, e soprattutto riuscire a prendere le tanichette di nitro che mano a mano incontriamo lungo la strada. Ok, siamo arrivati i primi in 20 gare, quindi a posto, prendiamo le nostre gemme che mano a mano incontriamo. Ok, a quanto pare sono due le gare che sblocchiamo in questo caso. No, non volevo andare indietro. Ah, ok, no, in realtà non era andato indietro. E ci dà un pezzo di importazione, il che è veramente veramente buona come cosa. Allora, in questo caso l'obiettivo è quello di vincere la gara. Ok, vediamo se ci riusciamo. Ok, a parte le pietre che mano a mano ci cascano addosso. Ok, meno male che non siamo andati a sbattere, perché in quel caso saremo esplosi noi. Ok, in verità volevo salire sopra, però poco male, mi ho fatto il doppio giro, ho ottenuto abbastanza nitro per poter andare più avanti. Ok, siamo, cioè giochiamo tra il secondo e il terzo posto, in verità no, perché ora raggiungiamo quasi il primo. No, non abbiamo vinto la gara, siamo arrivati secondi, però non bastava per poterla, cioè non è bastato per poco, però non è bastato per poterla vincere. Allora, è necessario vincere la gara, più che altro per il semplice motivo di per ottenere la bandierina, più che altro. Quindi questa è la cosa necessaria da ottenere. Allora, ok, quindi quanto pare siamo leggermente messi meglio rispetto a un attimo fa.
questo giro spero di... Ok, visto che la macchina siamo riusciti a salire. Ok. Diciamo questa cosa ci ha rallentati e non poco, quindi dubito che anche in questo caso riusciamo a vincerla la gara. Non è detto, non è detto, non è detto, non è detto. In verità sì, abbiamo vinta per pochissimo, però ci siamo riusciti, che è vera effettivamente cosa buona. Allora, ok, abbiamo sbloccato il negozio leggendario. Ok. Ah, ci dà 5 progetti gratis. Meglio, così. Ok, ci li fa rinnovare per gratis. Ok. Quindi praticamente qualcosa subito siamo riusciti a ottenerli. Allora, direi sicuramente di andarci a fare un altro paio di gare. Spero di perlomeno di arrivare alla fine di questa mappa. In questo caso ci dà, ok, un nuovo tipo di sezione della gara. Dobbiamo completare la gara, fare 6 acrobazie. Quindi c'è cioè, prima 3 e poi 6 per poterle. Cioè 6 in totale sono sempre perché. Dobbiamo arrivare, diciamo, a fare due missioni. Ok, siamo arrivati a 5. No, speravo di fare la sesta, ma a quanto pare non ci sono riuscito. Ma nessun problema perché la facciamo praticamente subito. Forse la vinco pure. Diciamo, non che sia importante in questo, almeno in questo caso, vincere la gara, perché l'obiettivo è arrivare al termine. Quindi non è che sia poi così tanto necessario. Sempre se riesco a non farmi esplodere prima. Ok, il primo sta lì. Ok, dubito di riuscire a vincerla. Però comunque la missione non imponeva la vittoria della gara. E in verità dovevo scendere di sotto perché in genere lì ci stanno più cose. Ok, il primo praticamente l'hanno paccato malemente, però meglio così almeno siamo arrivati anche primi. Ok, abbiamo ottenuto due missioni, quindi c'è cioè, due missioni extra di quelle reputazione. No, non mi interessa al momento. Ok, intanto ne sblocchiamo 9, ci sblocchiamo 3 e quindi otteniamo un pacchetto carte. Ok. Allora, ce la manca l'ultima. Ok, devo applicare dei pezzi di importazione. Cosa che farò subito. Per fortuna non è che costa chissà quanto. Però ho ottenuto, fatto 6 obiettivi e quindi otteniamo questi pezzi per il progetto, questi 5 progetti gara.
Allora, sostanzialmente, ok, come vedete qui abbiamo sbloccato due sessioni. Sono rimaste in totale 3, 2, 5 gare da fare. Ok, pure in questo caso comincia a essere tosta, perché tutti richiedono no, almeno 9.000 monete. No, aspetta, però abbiamo l'altra macchina che però è messa meglio. Direi tranquillamente di utilizzare questa. Proprio tranquillamente, tranquillamente. Così perlomeno andiamo un po' più sul tranquillo per poterla vincere. Allora, vediamo se. Ok, non sapevo che si potesse fare distruggere un'auto in questo modo, però a quanto pare sembrerebbe di sì. Allora, siamo secondi e ci sta circa il. Siamo anzi primi, per poco penso però. E siamo circa al 50% di 80%, quindi praticamente finita la gara. Però non è detto, perché sì, abbiamo praticamente finita la gara senza vincerla. Ok, in questo caso converrebbe rifarla. Ok, abbiamo avuto 35 espulsioni in totale. Però la voglio rifare. Anche perché avere monete in più prese fatte bene non è non è male. Ok, come prima l'obiettivo è sempre quello di vincere la gara. Ok, autodistrutto. Quindi praticamente avevo letteralmente scoperto una cosa nuova. Ok. Allora, penso che facendo un paio di acrobazie e quindi ottenendo dei punti extra, forse sarebbe meglio di niente. Ok, siamo primi. Ok, quindi in questo caso siamo arrivati primi. Lo saremmo arrivati pure prima nel caso in cui non fosse esploso male all'interno del muro. Ok, altra gara da fare. Sono sempre più difficili dal punto di vista del grado consigliato. E in cui però l'obiettivo è un po' più semplice, quindi arrivare almeno terzi. Il che non è male. Ok, io me la passo di qua perché andare per la terra non è proprio il massimo. Pure stare a sgommare una continuazione non è che faccia più tanto bene alla velocità. Ok, cioè non avrei fatto in tempo ad arrivare. No, cacchierola, non l'ho presa per tempo. Intanto ne ho fatta fuori un'altra. Non pensavo di riuscirci, cioè di farcela più che altro. Ok.
Altra espulsione, ok, diciamo che per fortuna questa di gara dura parecchio lunga, quindi abbiamo qualche errore che ho fatto finora che non mi ha garantito chissà cosa, almeno mi ha permesso di recuperare. Ok, sempre vicino all'asfalto. Ok, anche questa gara l'abbiamo vinta. Ok, abbiamo ottenuto un bel po' di monete. Allora, quante gare sono rimaste? Sono rimaste 3 gare. Ok, direi di potenziare un po' le macchine. Più che altro questa, perché ripeto, ci servirà abbastanza potenziata per una delle prossime pezze di mappa. Allora, direi che per questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando di mettere mi piace, di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, comunque voi vogliate. Io vi saluto, ciao a tutti voi.